È ripreso al Tribunale di Alessandria il processo a carico del sindacalista Antonio Olivieri e di 8 braccianti dell'azienda agricola dei fratelli Lazzaro, Bruno e Mauro di Castelnuovo Scrivia, accusati di violenza privata e di tentata, mi pare, ingresso, occupazione dell'azienda. Tutto questo viene da un periodo che si era concluso con, c'è stato anche un patteggiamento da parte dei signori Lazzaro per reati gravissimi, tra cui estorsione e maltrattamenti. Devo dire che questo periodo in quel momento si era concluso con un cartello assolutamente inammissibile, credo mai visto negli ultimi decenni, in cui il datore di lavoro, forse più, sarebbe più corretto definirlo come nell'Ottocento il padrone, scriveva: da domani i marocchini non lavorano più qui. Credo che sia gravissimo sotto tutti i punti di vista. Devo dire che è abbastanza curioso che purtroppo questo processo stia andando avanti, mentre altri processi, come quello che vedeva i Lazzaro, imputati per reati gravissimi, si sono potuti concludere con un patteggiamento anche abbastanza benevolo da parte della procura, che ha dato il suo assenso. All'epoca in cui era incominciata questa lotta venivano sfruttati 12 ore al giorno con la promessa di 2 euro l'ora o 3 euro e che non venivano mai pagati perché gli si davano degli anticipi ogni tanto. Devo dire che il proprietario dell'azienda è venuto in udienza a dire: ma sì, io li chiamavo quando c'era lavoro, poi noi abbiamo prodotto i contratti a termine di mesi che venivano stipulati con questi lavoratori, quindi ha detto cose false in questo processo e noi sveleremo appunto questa volontà di incidere su queste persone per la lotta che hanno fatto.